fa rabbia perdere così con il Pescara? Fa rabbia, però alla fine credo che sia anche una soddisfazione. Tutto sommato noi l'anno scorso eravamo in Serie D, non avremmo mai pensato a inizio dell'anno scorso di venirci a giocare una partita simile col Pescara. Quindi la mia paura è che non si riesca a fare certe prestazioni nel tempo. Cioè, se noi siamo a questo livello di prestazione, onestamente credo che ci possiamo anche salvare. Probabilmente è mancato solo il gol, ma probabilmente non incontrerete sempre Plizzari. Esatto, intanto un portiere clamoroso, è vero, ha ragione. Noi abbiamo problemi offensivi, perché anche con la Lucchese abbiamo giocato più o meno così e ci è mancato il gol. E abbiamo finora segnato solo su palla inattiva, rigore e calcio d'angolo. Quindi i problemi li abbiamo davanti, però sono problemi ai quali io non posso porre rimedio, perché più di arrivare così tanto in area non possiamo fare, secondo me. Io le voglio fare i complimenti per la facilità con la quale negli ultimi 20 minuti dopo il gol del 2-1 di De Marco riuscivate ad uscire palla al piede sulla pressione del Pescara e a trovare sempre gli uomini liberi e trovarvi in superiorità. Allora, noi, io l'ho detto ai ragazzi, l'ho detto, se noi vogliamo giocare come secondo tempo con l'Intella, dove ci mettiamo in 5 dietro, anche in 8, e facciamo forte apache, lo possiamo fare, ma tiriamo avanti due partite. O giochiamo come sappiamo, perché l'anno scorso giocavamo così, o altrimenti non andiamo da nessuna parte. Chiaro, ricordo male, avete dominato l'anno scorso. Eh sì, avevamo fatto 94 punti, chiaramente le difficoltà erano inferiori, questo è ovvio. Senta, sappiamo che il suo idolo è Zeman, quindi aspettiamo che finisce l'intervista e magari facciamo un abbraccio in tempo reale. Detto questo, lei ha affrontato l'Entella la scorsa partita, oggi il Pescara, sono due squadre candidate al salto di categoria, l'Entella sta facendo fatica, un po' un paragone ce lo riesce a fare? Allora, l'Entella gioca in una maniera completamente diversa, anche come principi. Con Mister Volpe giocava un 3-5-2 molto con una grossa pressione, una squadra completamente diversa come tipologia di gioco. Ora chiaramente non so stasera il mister della primavera come ha giocato, neanche cosa hanno fatto sinceramente. Perso 2-0 a Pesaro. E immagino che il mister nuovo avrà magari un modo diverso rispetto a quello precedente. C'è la cosa che le è piaciuta di più del Pescara? Approfitto della sua sincerità. Beh, il gioco che fanno loro con i tagli degli esterni, la velocità con la quale lo fanno, gli attacchi alla profondità, ma poi credo grazie, che come è il mister, come gioca lo sappiamo. Vuole fare l'abbraccio, scusi mister, c'è l'abbraccio dell'allenatore, la vuole salutare, l'allenatore del... Ecco, l'abbraccio con Zeman, credo che il suo idolo, no? Sì, sì, assolutamente. Io ero ventenne, 25 anni, avevo che lui con Cafu Candelà ci faceva divertire sulle fasce e lo continua a fare, quello che vedo.